Ciao ragazze, sono tornata con un nuovo video. Questo sarà un video in collaborazione con Eleonora Manni. Ti mando un bacio, Ele. E abbiamo deciso di realizzare due video tutorial. Lei con la Naked, io con la Naked 2. Infatti, vi avevo promesso che comunque vi avrei fatto insomma il tutorial con la Naked. E in più, abbiamo deciso di fare una piccola recensione sulle rispettive palette. Lei lo farà sulla Naked, io sulla Naked 2. Per allora, il trucco che sono andata a realizzare è questo qui. Spero che si vede qualcosa. E ho utilizzato i colori che tra virgolette preferiti della Naked 2. Sono tutti molto belli, però mi hanno colpito maggiormente questi colori qui. E li andiamo subito a vedere, insomma. Tra le altre cose, devo elogiare il pennellino della Naked 2 perché è davvero ottimo. E sono andata ad utilizzare Foxy per illuminare l'arcata sopraccigliare, poi Tease nella piega dell'occhio, che è un bellissimo marroncino freddo, molto molto bello, ideale per qualsiasi tipo di trucco, sta bene davvero con tutto. Poi sono andata ad utilizzare Verve. Questo panna bianco shimmer per illuminare il condotto lacrimale e la prima parte dell'occhio. Poi su tutta la palpebra mobile ho messo Pistol, questo marroncino taupe grigio scuro, molto molto carino. E all'interno dell'occhio, alla fine dell'occhio, come potete vedere, sfumandolo verso la piega, ho messo Blackout, che è un nero impressionante, davvero impressionante. Ho sporcato anche le ciglia inferiori per dare più definizione all'occhio, anche sotto la rima esterna. Ho sporcato le ciglia con Blackout, infatti sembra come se ho messo la matita, non so se potete notare. E devo dire che questa palette è meravigliosa. Innanzitutto la confezione è molto compatta, mi piace tantissimo. Ha uno specchio molto molto più grande della Naked e ha dei colori molto 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 belli. Sono tutti freddi, con sottotoni freddi, però molto scriventi, per niente polverosi. Ho sentito recensioni che insomma dicono che questi ombrettini qua sono polverosi, seppur scriventi. Io non ho notato questa cosa qui, in verità. Dipende forse anche come uno li va a prelevare, perché sinceramente a me non mi hanno fatto assolutamente niente, anzi sono perfetti, non, niente da dire davvero per la prima volta, e sono molto 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 belli. Half Bucked, questo qui lo troviamo anche nella Naked, ed è un oro shimmer, un oro satinato. Nella Naked 2 ci sono 1, 2, 3 colori matte. Tra questi c'è il nero, che nella Naked non c'è, e sa che sarebbe Blackout. Poi c'è Tease, questo qui che sono andata a sfumare, questo marroncino freddo, e Foxy, che è un bellissimo panna che lo potete utilizzare sia per illuminare l'arcata sopraccigliare, che è questo qui, sia su tutta la palpebra mobile per creare un look effetto pin-up. Devo dire che sono rimasta molto molto soddisfatta da questa palette qui. La palette insomma si presenta con questo pennellino. Da una parte abbiamo un pennellino a lingua di gatto per l'ombretto, e dall'altra parte, come potete vedere, c'è quello da sfumatura. In più c'è in dotazione un piccolo gloss tonalità naked rimpolpante con se non vi piace la menta non vi potrà mai piacere, perché ha un forte odore di menta. E le cialdine sono grandi
1,3 grammi. Questa palette è distribuita, è made in USA, però è stata assemblata nella Repubblica Dominicana, ha 12 mesi di scadenza. Faccio vedere. Ci sono 12 ombretti per 1,3 grammi e ha 12 mesi di scadenza ed è made in... in America. Un consiglio che posso darvi è, se la volete acquistare, di acquistarla sempre o sul sito della Sephora o insomma su siti ufficiali che vendono prodotti Urban Decay, perché ho visto il video di una ragazza, non mi ricordo in questo momento come si chiama, ci sono anche iscritto al canale, che insomma faceva vedere alcuni venditori su eBay che vendono la Naked 2, che in realtà non è originale. Lei l'ha comprata, insomma, e ha fatto vedere comunque le differenze tra le due palette. Ovviamente lei sapeva che era falsa, però magari una ragazza che non se ne intende rischia di acquistare un prodotto insomma compromesso. Infatti anche il packaging era alquanto discutibile. Comunque questa è diciamo la recensione sulla Naked 2. Non voglio dirvi più di tanto perché se ne è parlato fino a vomitare. E vi faccio vedere velocemente i prodotti che sono andata ad utilizzare. Ho utilizzato questo blush della Kiko della collezione Lavish Oriental ed è stupendo. Stupendo, ed è il Rich Rose, se non sbaglio, il Rich Rose, lo 02, ed è bellissimo, modulabile, dura tutto il giorno, davvero dura tutto il giorno, è ottimo davvero. Poi ho utilizzato New Entry, non vi preoccupate ragazze, già vi ho girato il video sui miei nuovi prodotti, quindi lo caricherò, vedremo quando, insomma. Questo qui, penso di caricarlo prima di questo, perché comunque dovrei aspettare ad Eleonora. Comunque vi ho girato il video dei nuovi acquistini. Allora, ed è la BB Cream di Garnier, questo qui per pelli miste e grasse, infatti fa un effetto mattificante sul viso bellissimo. Ve la straconsiglio ed è veramente molto valida. Poi ho utilizzato la matita della MAC, la Chromographic Pencil, nel colore NV25 NC30, cioè questo color burro, questa qui che ho nella rima interna. Poi New Entry ho utilizzato per insomma la cipria, per mattificare insomma ancora di più il viso. Ho utilizzato questa qui dell'Avon, la linea Color Trend. Vi girerò anche la haul di questi prodottini dell'Avon, perché stavano in sconto e tramite una mia amica ne ho acquistati e devo dire che sono molto buoni. Allora, ho acquistato questa come prima impressione, devo dire che sono rimasta contenta. Questa è traslucida ed è la della linea Avon Color Trend. Poi questo rossettino molto molto naturale. Sui rossettini devo dirvi la verità, ci sono rimasta un po' male, perché i colori non rispecchiano quelli che stanno sul catalogo. Poi ve ne parlerò bene nel video, perché già sono 9 minuti di intro sinceramente. Ed è questo color malva, quasi sulle labbra mie sembra quasi un nude, sempre della linea Color Trend, questo qui. Poi ho utilizzato questo correttore, sempre della linea della Color Trend, questo correttore a stick nella tonalità light. Vabbè, fidatevi, è light. E niente, cosa dirvi più?
Niente, mi sembra di avervi detto tutto. Io vi lascio al tutorial, andate a dare un'occhiata al video di Eleonora Manni, perché merita davvero, no, non mi stancherò mai di dirvelo. Niente, ragazzi, io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao! Ciao ragazze, per prima cosa applico un primer, utilizzo le Love Stage di Essence, lo vado a stendere su tutta la palpebra. Poi prendo la Naked 2 e come primo colore utilizzo Tease nella piega dell'occhio. Lo sfumo nella piega dell'occhio. Poi vado a prendere Verve e lo applico nella prima parte dell'occhio, dal condotto lacrimale fino alla prima parte, insomma, dell'occhio, lasciando libera la palpebra mobile, insomma. Poi vado a prendere Pistols, che è un bellissimo taupe grigio scuro, e lo vado a mettere su tutta la palpebra mobile. Se sentite la partita di sottofondo, è mio padre di là che rompe le Poi vado a prendere Booty Call e lo passo sopra a Verve per dare un tocco un po' più rosato all'illuminante. Prendo un pennellino da sfumatura e vado a prendere Blackout e lo vado a mettere proprio nella fine, insomma, nella piega dell'occhio, alla fine proprio dell'occhio, non so come spiegarvi. Proprio nella piega, sfumando verso l'interno dell'occhio, cercando di creare questa V. Poi riprendo di nuovo Tease e vado a sfumare. Poi, come ultimo tocco, vado a prendere Foxy e lo metto sull'arcata sopraccigliare per illuminare la parte. Qui sto cercando un pennellino da eyeliner. Vado a prendere Blackout, che è un bellissimo nero matte intenso, e vado a fare, a sporcare insomma le ciglia superiori, creando quasi una linea di eyeliner. Per dare più definizione all'occhio. Prendo un altro po' di prodotto e vado a sporcare anche le ciglia inferiori. Guardate. Qui mi chiama il mio fidanzato, scusatemi. Allora, dicevo, abbiamo sporcato le ciglia inferiori con Blackout. Adesso vado a prendere la matita, se non sbaglio, la matita di MAC color burro e la andiamo a mettere nella rima interna. Poi prendo il mascara, utilizzo il Multi Action di Essence, ci faccio più passate. Sia sopra che sotto.
Adesso come blush utilizzo questo qui della collezione limitata di Kiko, la Lavish Oriental, lo 02 Rich Rose. E lo vado a sfumare sulle guance. Vi consiglio di applicare davvero pochissimo prodotto di questo blush qui perché è davvero molto scrivente. Se no rischiate insomma l'effetto circo. Sulle labbra, tolto lo specchio, sulle labbra vado a mettere un rossetto della linea Color Trend di Avon. Ho cercato disperatamente di farvi leggere il nome ed è l'Intimate, è un bellissimo rosa malva, sembra quasi nude sulle mie labbra. Il trucco è finito. Un bacio. Ciao.